Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 11 giugno 1922. Stavo pensando tra me, come sarà che anche la vita spirituale subisce tanti cambiamenti? Mentre si è convinto che questa deve essere la mia via, quando meno si pensa, si è sbalzati altrove, portando chissà quanti strascichi dolorosi che fanno sanguinare il cuore. Si può dire che per i tanti cambiamenti che si subiscono è un continuato martirio. Onde il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, certo che la vita spirituale deve essere un continuo martirio, perché deve essere simile al primo e al più grande dei martiri, quale fui io fui. Se non fosse, non si può dare vero nome di vita spirituale, ma larva ed ombra di essa. Poi è necessario che subisca vari cambiamenti, e questo è per farla giungere a debita statura e a renderla nobile, bella e perfetta. Se la stessa natura umana, meno importante, subisce chissà quanti cambiamenti per farla giungere a debita statura, molto più la spirituale, che è più importante e superiore alla vita naturale, anzi, essa simboleggia la vita spirituale. Osserva un po', quanti cambiamenti subisce la vita naturale? Essa è concepita dentro del seno materno e vi sta per 9 mesi, per ben formare il corpicino, e quando è formato è costretto ad uscire.
E se volesse continuare a stare ne morrebbe, perché mancando lo spazio per crescere si soffocherebbe, compromettendo la sua vita e quella della sua mamma. Ora, se questo concepimento si formasse fuori di un seno materno, chi dovrebbe prestare il sangue, il calore per formare il corpicino? E poi, essendo le membra tenerissime, l'aria stessa lo ucciderebbe. Ma quanta cautela non ci vuole per il piccolo neonato? Il caldo, il freddo, le stesse strettezze del seno materno gli possono essere micidiali. Ecco perciò fasce, culla, latte. Se si volesse dare altro cibo, il piccino non sa l'uso di masticare, sicché si metterebbe a pericolo la sua vita. Ma poi giunge anche il tempo che si rende abile a prendere il cibo, a togliersi le fasce, si impara a dare qualche passo. Vedi, non siamo altro che all'infanzia e già ha subito 3 cambiamenti. Ora, che si direbbe se questo piccino, vedendosi messo a terra per fargli dare il passo, temendo di essere sbalzato dalle braccia della mamma, strepita, piange e non ne vuole saperne? Lo si rimpiangerebbe, perché in braccio alla mamma mai si farebbe uomo. Senza moto non si renderebbe né forte né sviluppato. Ora veniamo alla vera vita spirituale. Essa si concepisce nel mio seno, il mio sangue, il mio amore, il mio alito la formano. Poi l'alimento al mio petto, la fascio con le mie grazie. Onde passo a farla camminare con le mie verità, ma con ciò non è mio disegno di formare una bimba da gioco, ma di formare una copia tutta simile a me, ed ecco perciò sottentrano i cambiamenti. Non è altro che per far raggiungere all'età matura e darle tutti quei privilegi e prerogative che contiene la vera vita spirituale, altrimenti rimarrà come bambina in fasce, che invece di formare il mio onore e la mia gloria formerebbe il mio dolore e disonore. E quante ce ne sono che rimangono solo neonate o al più fasciate, e pochissime quelle che lavorano insieme con me per farne una copia di me. Bellissimo, interessantissimo questo brano, la cui meditazione ci chiama anzitutto a fare un buon personale processo di introspezione, perché l'esito di questa meditazione sarà quello di tastare un pochino il polso della nostra vita spirituale e chiederci, ma oggi, ecco, 28 ottobre 2019, o quando sarà ascoltata questa meditazione anche in un secondo momento, la mia vita spirituale come sta? Punto primo, se è nata o non è nata, perché non possiamo darlo per concepita o non concepita. E punto secondo, il tipo, come dire, il grado di maturazione che ha raggiunto. Gesù dice una cosa non importante, di più ancora, che io intuì tanti anni fa, poi ne ebbi la certezza e tante volte ne ho fatto l'esempio, no? Noi abbiamo una vita spirituale, una vita naturale. La vita spirituale è più importante e superiore alla vita naturale, attenzione però, ma la vita naturale, lo dice Gesù, simboleggia la vita spirituale. Quindi tutto quello che accade nell'ambito della vita naturale, ma anche per esempio i miracoli che Gesù fece quando era in vita, no? Questo è noto, insomma, fin dai tempi patristici. Cioè, che senso sa che noi oggi nel 2019 leggiamo che Gesù ha guarito il cieco? Per carità, un senso oggettivo c'è comunque, ha fatto un miracolo, quindi Gesù poteva fare miracoli perché era il figlio di Dio e perché era vero Dio. Questo comunque rimane oggettivamente sussistente in un miracolo, no? Però ce ne stanno tanti di miracoli, uno potrebbe dire, il Vangelo ha raccontato tanti miracoli per far vedere che ne ha fatti tanti, quindi era proprio Dio. Sì, certamente, anche per questo, ma c'è anche un'altra motivazione, perché quando Gesù guarisce il cieco, sta guarendo un'infermità fisica, ma c'è una cecità interiore che è assai più grave dell'infermità fisica.
Quando Gesù guarisce il sordo, certo, quella era una persona il cui apparecchio uditivo non funzionava bene. Adesso noi non siamo certamente nessuno per fare la diagnosi, che cosa era che non andava, se il timpano, il martelletto, che ne so, che cosa era dire. Comunque Gesù gliel'ha aggiustato, ecco, o gliel'ha rifatto, perché per lui non c'è nessun problema di fare queste cose. Però c'è una sordità interiore. Si dice anche nel nostro parlare comune, no? Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. E così via. Qui Gesù oggi fa un bel esempio sulla vita naturale, che peraltro è un esempio caro anche all'Apostolo Paolo. Nelle sue lettere, lo si vede anche nel celebre inno alla carità del 1 Corinzi 13, lui dice: quando ero bambino, pensavo da bambino, parlavo da bambino, ragionavo da bambino. Da bambino in cosa? Da bambino nella fede. Altrove dice: guardate che fino a un po' di tempo fa vi ho dato da mangiare latte perché eravate piccoli nella fede, ma presto o tardi devo darvi un alimento solido, non si può mangiare latte per tutta la vita. Ecco, allora è evidente, no? Dalla conclusione si capisce a che cosa si dice nel sud Italia va a parare Gesù, che cosa vuole in realtà proprio evidenziare, no? Cioè, ce ne sono moltissime che rimangono solo neonate o al più fasciate, pochissime sono quelle che lavorano insieme con me per farne una copia di me. Ora, un bambino, qui Gesù l'ha spiegato, un bambino neonato, e tutte le delicatezze di questo mondo, e soltanto il latte della mamma, tutte le coccole possibili, tutto quanto il tenerlo dentro una botte di ferro, dentro una campana di vetro, perché evidentemente c'è il pericolo, che si faccia male, perché le membra sono delicate, non c'è denti per mangiare, eccetera, no? Cosa significa questo a livello spirituale? Gesù in parte lo ha detto: si concepisce nel mio seno, nel mio sangue, nel mio anima, nel mio amore, poi l'alimento al mio petto, la fascio con le mie grazie. Ecco, l'alimento al mio petto, rimangono neonate, la fascio con le mie grazie. Siamo arrivati a questo punto. Allora, come sta la nostra vita spirituale? Ah, questo lo capiamo subito. Stiamo sempre solo in cerca di consolazioni, di bei momenti con Gesù. Quindi stiamo fondamentalmente, il bambino è colui che può dare un bambino, niente, un bambino proprio neonato non può neanche dare, credo, insomma, perché io non li ho avuti, ma li ho visti, no? Non può neanche dare la gioia proprio quando è neonato, neonato, di un'espressione ilare del volto, no? Perché i bambini, insomma, non mi sembra, insomma, che siano molto espressivi. Quel poverino prende tutto. Prende il latte, prende le fasce, prende che viene lavato, che viene cambiato, cioè è tutto quanto un prendere. Per carità, il bambino altro non può, non sa fare, altro non può fare, e non solo in quel momento, altro non deve dare. Quindi all'inizio della vita spirituale, il Signore che cosa fa? Ti fa come una mamma col bambino, ti ricolma di beni, di grazie, di attenzioni, ti fa sentire quanto ti vuole bene. E questo è fondamentale nella nostra esistenza, perché dobbiamo, come dire, comprendere almeno un po' chi Dio è. Dio non è qualcuno distante, Dio non è qualcuno di cui avere paura, Dio non è qualcuno che non ci comprende, che non ci capisce. Dio è colui che infinitamente ci ama, che tutto ci vuole dare, che ha a cuore soltanto la nostra felicità, eccetera. Questo certamente non può rimanere soltanto un discorso cervellotico, teorico, dobbiamo in qualche modo farne esperienza. Allora lì Gesù via. Chiunque ci ha avuto una. Ha iniziato un cammino di vita interiore, poi bisogna vedere se questo cammino è proseguito, sta ancora in corso, sta crescendo, se si è arenato, se è tornato indietro. Questo è l'oggetto dell'analisi che dobbiamo fare ciascuno di noi su noi stessi. E quindi, come stiamo?
adesso, cioè il bambino è colui che prende tutto. Chi è l'adulto? L'adulto è colui che comincia a poter dare, perché lavora, perché è in grado di farsi una famiglia, perché i figli li fa, quindi li moltiplica, non è semplicemente un... Quindi ci sono questi due poli estremi, no? Ecco. E... Allora, se la nostra vita è in fasce, qui dobbiamo crescere un po', cioè quando il bambino gli togli il ciuccio o lo stacchi dal seno, si lagna, piange, quindi sbraita. Quindi noi che facciamo quando nostro Signore ci toglie qualche consolazione, qualche diretto sensibile, oppure ci manda qualche bella difficoltà, qualche bella tribolazione, qualche bella prova di ogni specie, fisica, morale, affettiva, spirituale, esistenziale, personale o familiare o collettiva, che riguardi la nostra città, che riguardi la nostra regione, che riguardi la nostra nazione, che riguardi il nostro continente, che riguardi la nostra parrocchia, che riguardi la nostra diocesi, che riguardi la nostra chiesa. Ce ne sono tante, ce ne sono. Come reagisco io dinanzi a queste cose? Se comincio, cioè i santi, quando i santi formati, perché poi a questo tende la vita interiore, quando arrivavano alla croce, certamente la natura soffre, ma si sentivano onorati, perché vuol dire che stanno crescendo, vuol dire che Dio deve lavorare per fare una copia di me, dice Gesù. Io che cosa sono venuto a fare sulla terra? L'ho pure detto, insomma, no? Chi vuole avere a che fare con me deve rinnegare se stesso, deve prendere la sua croce ogni giorno e seguirmi. Non stare sempre attaccato al seno della mamma o col ciuccio in bocca. Per carità, sono cose necessarie, no? Anche un sacerdote, per esempio un direttore spirituale, la prima cosa che deve fare quando incontra un'anima è rendersi conto di chi ha davanti. Non nel senso di giudicare la persona, ma se c'è davanti un'anima che è ancora concepita, se è neonata, se è in fasce, se non è in fasce ma è ancora una bambina, se è un adolescente, se è una giovane, o se è una persona adulta, o se addirittura una navigata, cioè anziana nella fede, diciamo così, no? Ecco. E perché? È perché non si può, cioè tu non puoi trattare né consigliare allo stesso modo un bambino o un adulto o un adolescente. Cioè, se tu vedi che c'è davanti un'anima piccina, insomma, che vacilla un po' perché sente un po' meno la grazia di Dio, tu la devi coccolare, la devi incoraggiare, devi stare tranquillo, vedrai che poi le cose andranno bene. Se c'è davanti una persona adulta nella fede, devi dare, come dire, una scossa, dice, oh, ma ancora stai appresso, cioè ringrazia il Signore, perché questo vuol dire che stiamo cominciando a crescere un po', no? Quindi, ecco, allora, riprendendo e concludiamo anche il discorso di Gesù, siamo arrivati alle fasce, le grazie sono le fasce, le tante grazie che il Signore ci dona, i tanti regali, no? Che ci dona, che ci ha regalato. È importante, ecco, in qualche momento della nostra esistenza, mettersi seduti, spero che, e cominciare a cantare, ma con la nostra vita. C'è un salmo bellissimo, no? Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia, celebrate l'eterna è la sua misericordia. Quindi è un canto israelitico, percosse l'Egitto nei suoi primogeniti, da loro liberò Israele, dove il popolo di Israele loda ed esalta il Signore non soltanto per la sua, come diciamo nel Gloria, immensa maestà infinita, perché Dio è da lodare anzitutto in se stesso, perché Dio è Dio, ma Dio è da lodare anche per quello che ha fatto con noi, e Israele lo loda celebrando ed esaltando nelle opere salvifiche compiute nella propria esistenza. Ora, io sono in grado di comporre un mio personale, questo sarebbe un ottimo proposito per oggi, canto di lode al Signore dicendogli: ti ringrazio Signore, ti lodo e ti esalto perché 10 anni fa mi hai dato questa grazia grossa che io tanto desideravo e che mi ha tanto cambiato la vita, l'altro ieri mi hai fatto questa tenerezza, cioè
tutto quello che ci viene in mente. Questo sarebbe molto interessante, un lavoro di questo genere da fare, perché noi non possiamo soltanto cercare le grazie, ma il Signore comunque le grazie continua a mandarle vita natural durante, tutti, per tutta la vita, d'accordo? Ecco, certamente all'inizio dà anche tante chicche, tante carezze, anche tante coccole, che poi nel tempo non è che non ci sono più, perché nella divina volontà si moltiplicano in forma differente, ma è proprio lo spirito del ricettore che cambia, perché se la riceve una carezza, bene, ma se non la riceve, il ricettore ha imparato che quello che conta è fare la divina volontà, è quello che Dio vuole, non fa niente se arrivano le carezze o se arrivano gli schiaffi, l'importante è che arrivi e che io mi interfacci con quello che arriva così com'è. Questa è una vita spirituale un pochino matura, no? Dice, onde passo a farla camminare con le mie verità, dopo questa prima età, no? Comincio a farla camminare con le mie verità, quindi, allora, fa parte della vita spirituale, questo lo sappiamo, cioè io sono anni insomma che sono impegnato su questo, la formazione della nostra fede e della nostra coscienza. Non è che la vita nella divina volontà, come dire, prescinde da questo. Noi sulla fede divina e cattolica, sui 10 comandamenti, sui consigli evangelici, sui cammini di perfezione dobbiamo essere no formati, straformati. E se c'è qualche lacuna, formazione, 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 ascolto, 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 lettura, lettura, lettura. Quindi, perché fa questo Gesù, spiega? Siamo passati quindi dall'infanzia all'età infantile. Ecco. Quindi, che cosa facciamo nell'età infantile? Andiamo a scuola, facciamo scuola elementare, no? Che cosa fai a scuola elementare? Impara a leggere e scrivere. Ma anche nella vita spirituale impara a leggere e scrivere. Ecco la formazione con tutte quante la conoscenza adeguata della nostra fede. Si dice, insomma, no? In teoria l'iniziazione cristiana, il catechismo della comunione della cresima, io dico ai parrocchiani, sarebbe la scuola dell'obbligo. Ma, insomma, oggi la scuola dell'obbligo è un po' vacillante, insomma, perché il tema della catechesi ai ragazzi sta in crisi da diverso tempo, insomma, no? Ecco, dopo l'infanzia, però viene l'adolescenza, i periodi dei primi grandi cambiamenti, perché sono, sappiamo tutti quanti, quando siamo passati dall'infanzia all'adolescenza, l'adolescenza per quegli anni, insomma, dai 13 ai 18 anni, sono anni belli, ma sono anche anni drammatici, sono anni di travagli, di tumulti, di cambiamenti, sono anni in cui ci si può andare a fare male, insomma, non poco, perché uno non è ancora né carne né pesce, no? Allora la vita interiore conosce, e qui anche qui è bene fare un po' di memoriali personali ed esistenziali, momenti di profonda trasformazione, di profondo travaglio, di profondo passaggio. Ecco, quindi sempre quando c'è un serio cammino interiore, si comincia così, si va in luna di miele con coccole e abbracci. Dopo la luna di miele qualcuno si ferma lì, rimangono neonate e fasciate in eterno, poi qualcuno comincia un cammino e comincia quindi a formarsi bene, quindi comincia a ascoltare catechesi, a leggere libri, a pregare di più, fa tutto quello che vuole. Poi arrivano il momento in cui il nostro Signore ti fa fare qualche salto di qualità, e questo si fa attraverso le croci, le tribolazioni, le prove. E lì ci stanno molti che tornano indietro, che si spaventano, che si scoraggiano. Chi supera questa frase, questa frase è diventato un giovanotto. Ma un giovanotto, se un giovanotto già comincia a essere qualcuno, quando è un giovanotto può anche cominciare a prendere delle scelte significative di vita, no? Però un giovanotto è un giovanotto, comincia a essere un pochino formato, ma non c'ha l'esperienza della vita, per quanto possa essere messo bene. Una persona a 40-50 anni, quindi la classica persona matura, se ha camminato bene, è passato per arrivare attraverso poi le lezioni della vita che gli hanno fatto crescere l'esperienza.
Quindi anche se fosse, avesse avuto un'ottima infanzia, un'ottima adolescenza, quindi che abbia reagito bene a tutte quante le fasi di trasformazione, per quanto possa essere messo bene, c'ha bisogno poi della scuola, della vita e del fare l'esperienza. Ma questa è la stessa identica cosa che capita nella vita interiore, tale e quale. Cioè, hai ricevuto le grazie, la luna di miele, hai cominciato a formarti, dopodiché il Signore ha cominciato a provarti, a cominciare il lento cammino di purificazione, e poi c'è un lavorio continuo. Pochissime sono quelle che lavorano insieme con me per fare una copia di me, perché il Signore vuole portarci alla santità, a diventare un alter Christus, una copia di me, come si diceva nei tempi antichi. Perché il fine della vita interiore è questo, non è, come pensano i bambini, di stare sempre a cercare coccole e carezze, d'accordo? Poi in paradiso ce l'avremo per tutta l'eternità, i godimenti, ma qui, qua tenimmo che fa, quindi, cioè dobbiamo lavorare per il regno, dobbiamo lavorare per l'avvento del regno della divina volontà nel mondo, dobbiamo lavorare per la nostra santificazione, cooperare con la grazia. Dobbiamo fare in modo che attraverso la nostra piccola persona, se così vuole il Signore, raggiunga qualche altro nostro fratello o sorella, lo metta in contatto con la salvezza. Quindi questo non è il tempo dell'essere eterni bambini e non è neanche il tempo dell'essere eterni adolescenti. Ecco, ma qui è il tempo di tendere alla maturità della vita spirituale per poter produrre abbondanti frutti di santità. Quindi non bisogna, cioè, e anche quando poi si è nella vita matura, si è diciamo nella vita adulta, nella fede, mica abbiamo finito ancora, perché poi avvengono i processi, c'è sta la raffineria di raffinazione, d'accordo? E i processi di raffinazione, a seconda poi del grado dove il Signore vuole portarci, anche del compito che ci affida, avvengono a temperature a volte elevatissime. Sempre in vista della realizzazione di quelli che sono i divini progetti su di noi. Ecco, allora la vita va vissuta tutta e va vissuta in ciascuna delle sue fasi. E non dobbiamo essere sciocchi, perché qui dobbiamo ricordare come sarà che anche la vita spirituale subisce tanti cambiamenti. Qui pensiamo, no? A come si evolve, a come si, per esempio. Io fino a 4 anni fa non sapevo neanche che esistesse la Divina Volontà, non avevo mai recitato un'ora della Passione, tanto per fare un esempio, insomma, no? Adesso, ma questa cosa è venuta nella mia vita in un dato momento preciso, prima non è venuto, prima sono venute altre cose però, cioè c'è stato, come dire, un processo continuo, e sarebbe una sciocchezza. Ora, tutto quello che c'è stato è chiaro che noi lo riteniamo, non lo rinneghiamo, lo riteniamo, ma si cammina in continuazione, perché c'è un'altra cosa fino a quando siamo in questo mondo, no? Noi abbiamo l'attimo presente, le lancette dell'orologio che scorrono, quindi, ma insieme allo scorrimento del tempo ci deve essere anche lo scorrimento in avanti della nostra vita interiore. Noi col tempo ci possiamo fare un granché, possiamo mandare un'ora indietro, un'ora avanti le lancette, 2 volte l'anno, non molto di più di questo, no? Ecco, comunque sia, avanti o indietro, il moto del battito del secondo dell'orologio non lo possiamo arrestare, non lo possiamo fermare, ecco. Però bisogna fare in modo che non avvenga che il tempo passa e io sono diventato esteriormente una persona matura, insomma una persona anziana, e la mia anima può essere rimasta una fanciulla, ma peggio ancora, una neonata, una fasciata. E se Gesù dice quante ce ne sono che rimangono solo legate al più fasciate, attenzione, e pochissime quelle che lavorano insieme con me, questo deve farci pensare. E dobbiamo essere anche qui sinceri con noi stessi e con Gesù, metterci davanti a Lui, eppure chiederci, Signore mio, ma non è che so pure io una che sta ancora a fare le lagne dei bambini neonati, che se lagna la prima cosa che capita, so buono soltanto a ricevere da te, e appena tu mi chiedi una piccola sofferenza, una piccola offerta,
sbraito e comincio a fare come bambini che strillano perché vogliono quello che vogliono e chiaramente non sono buoni a metabolizzare la sofferenza, né tantomeno a offrirla come le persone adulte. Ecco, questa meditazione coinvolge ciascuno di noi, quindi deve necessariamente essere personalizzata per non rimanere sterile, perché qui Gesù oggi sì, ci dà degli insegnamenti generali, quindi ci dà delle importanti dritte di comprensione, no? Ci ha detto che la vita spirituale, modellata sulla vita naturale che la simboleggia, è un cammino in crescita. Ma mentre la crescita biologica va da sola, d'accordo? La vita spirituale non va da sola, perché la vita spirituale richiede per la crescita la nostra cooperazione, lavorare e farsi lavorare da Gesù, assecondando i tempi e non comportandoci sempre come neonati o come bebè fasciati. Bene, Santa Vergine Maria, invochiamo l'aiuto della tua intercessione, della tua grazia, perché possiamo anche oggi, così come ogni giorno, camminare verso la crescita, verso il meglio e cooperare fedelmente con tutto ciò che la grazia di Dio, che la sua bontà ci mette dinanzi. Ecco, perché oggi come ieri, così come domani, possa essere sempre un giorno di crescita, non un giorno di regresso, non un giorno di battuta d'arresto, non un giorno di voltarsi indietro, non peggio che peggio, insomma, un giorno in cui fare qualche capitombolo o addirittura, insomma, decidere di mollare tutto, ecco, e lasciare Gesù, la nostra vita interiore, perché tutto può succedere. Ecco, noi, diceva Santa Margherita Maria Lacocque, tutto temiamo dalla nostra debolezza, ma tutto speriamo dalla vostra bontà. Ecco, desideriamo certamente camminare. E che mai, come certamente così sarà, ci manchi la tua intercessione, il tuo esempio, il tuo aiuto. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.